Potito Perugini, cosa state tentando di fare con l'osservatorio Anni di Piombo? L'Osservatorio Anni di Piombo, si prefigge di lavorare per la ricerca della verità storica, sugli anni di piombo, che, in molti casi, forse nella maggior parte dei casi, può essere differente da quella giudiziaria. Si è visto in tantissimi casi della cronaca degli anni di piombo, della mafia, della camorra, che quanto generato dal processo legato a dei pentiti, molte volte anche manovrati, non è esattamente coincidente con la verità storica. Quindi noi ci prefiggiamo, a distanza di ormai 40 anni da quegli anni, di cercare di raccogliere il massimo numero di elementi e di mettere intorno ad un tavolo, protagonisti di quegli anni, partendo dagli esperti della materia, al fine di poter avere il massimo numero di dati possibili coincidenti con una realtà storica condivisibile da assegnare alle future generazioni. Lei ha parlato di esperti, esperti che mancavano in questo incontro in cui Franceschini, il fondatore delle Brigate Rosse, avrebbe parlato, risposto a delle domande univoche, senza un confronto. Diciamo che non mi permetterei di sottovalutare l'esperienza del direttore Magistà, ma per contrastare un protagonista come Franceschini, che ha già rilasciato decine di ore di interviste, centinaia di ore di interrogatori, contrastare un protagonista di questo spessore dinanzi ad una platea di 400 studenti, diventa difficile e anche pericoloso per il messaggio che si lancia alle giovani generazioni, perché oggi con la mediaticità, che rende tutto così veloce, immediato, diventa poi impossibile fermare il messaggio negativo. In altri termini, sin dalla locandina di questo evento viene presentato il signor Franceschini come fondatore delle Brigate Rosse, come se fosse una cosa positiva, cioè non viene neanche nella locandina di presentazione presentato come un eventuale dissociato, pentito o soggetto che abbia contribuito alla risoluzione del fenomeno Brigate Rosse, sul quale procedimento ci sono da esprimere sempre tantissime riserve ancora. Mario Loizzo dice, non la facciamo più perché vogliamo evitare strumentalizzazioni. Secondo le nostre notizie, chi è stato finora additato, quale potenziale strumentalizzatore della memoria storica di Aldo Moro e delle relative documentazioni, non siamo certamente noi, e nemmeno ci avremmo pensato, bensì alcuni dei protagonisti di questa organizzazione. Non siamo certamente noi ad aver ricevuto delle diffide dai familiari di Moro all'utilizzo dei documenti ricevuti, non siamo certamente noi ad aver ricevuto delle querele dai familiari dalla Chiesa, del generale dalla Chiesa. Noi stiamo cercando in modo democratico di consentire un confronto, ma bilanciato con la presenza di esperti che serva possibilmente ed eventualmente anche ad una riconciliazione storica, per consentire a quelli che hanno vissuto quegli anni, prima che scompaiano tutti, la settimana scorsa è morto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia in quegli anni, Francesco Cossiga è morto, Andreotti è morto, rischiamo che perdiamo tutti questi testimoni fondamentali per capire e mettere insieme questo puzzle. Quindi non è comunque contro una discussione e un confronto, ma nelle sedi opportune, mi pare di capire. Le sedi opportune innanzitutto non devono essere ospitati persone che hanno avuto condanne per terrorismo contro lo Stato italiano, non devono mai, mai essere ospitati nei luoghi istituzionali, parliamo di comuni, province, regioni, repubblica, aventi a che fare con il logo della Repubblica italiana, perché assumerebbero un ruolo eccessivamente qualificante. Come ergersi a docenti. Non abbiamo da imparare nulla da questi che sono sempre stati degli
definiti cattivi maestri. E per la precisione, non mi invento io questa definizione. C'è stato anche Napolitano nel 2007. C'è stato qualcuno con cui io non ho certamente mai legato, anzi sono stato diffidato pubblicamente, ho avuto una lite pubblica col presidente Napolitano. Il presidente Napolitano fine 2007 sottolinea ai media, dà un messaggio: mi raccomando, evitate di trasformare questi carnefici in vittime. E noi stiamo correndo questo rischio. Dobbiamo invece lanciare un messaggio contrario. Chi non ancora ha dato il suo giusto contributo, prima che sia troppo tardi, che lo dia il giusto contributo agli italiani che pagano le tasse, che hanno pagato le tasse, che hanno mantenuto queste persone in carcere e ancora oggi vanno magari a far la fila per il reddito di cittadinanza o vivono all'estero grazie alla pensione che hanno avuto in Italia. 14 vivono in Francia, lei chiede cosa? Noi vogliamo che con tempestività e con chiarezza la Francia ci dica se deve continuare a cullare questi 14 terroristi italiani condannati con sentenze passate in giudicato dallo Stato italiano. Li ospita da tanti anni, ma c'è un motivo, perché continua a cullarli? Allora, che facciano questi soggetti un gesto di umiltà, di disponibilità verso lo Stato italiano, ci mettano in condizione di andarli incontro, dopodiché noi ci rendiamo conto che dopo 40 anni le persone non sono più le stesse. Però nel caso ad esempio di Cesare Battisti, è stato lui che con il suo comportamento ha reso un tale indispettimento della cittadinanza italiana che chiaramente a un certo punto ha incominciato a scocciarsi e a tifare per il suo arresto, il suo giusto arresto. Dopodiché è chiaro che dopo che si è scontata la condanna in carcere diventano tutti dei cittadini che hanno gli stessi diritti, ma non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo in questa maniera rischiamo alla fine di poter dire che sinanche Brusca possa venirci a parlare di mafia. Siamo al paradosso totale, non è possibile andare avanti così. In conclusione, l'abbiamo vista insieme al ministro Salvini, cosa le ha detto il ministro e cosa lei ha chiesto ulteriormente al ministro Salvini? Diciamo che io sono un po', diciamo, determinato nelle mie azioni. Sono riuscito a febbraio scorso a chiedere ed ottenere un immediato intervento per bloccare l'evento a Settimo Milanese, la presentazione di un libro che riguardava la morte di alcuni terroristi delle Brigate Rosse, e lì ci fu un immediato intervento. Ho avuto occasione fino a ieri sera di intervenire per chiedergli un supporto sul ministro Bussetti, perché in questo caso c'era addirittura la sponsorizzazione dell'ufficio scolastico regionale della Puglia, una cosa gravissima, perché pensiamo agli studenti che ricevono la lezione da questo fondatore delle Brigate Rosse, come se fosse una cosa normale. Quindi ho chiesto questo al ministro Salvini. Il ministro Salvini mi ha dato immediatamente ascolto, mi ha dato seguito con i suoi mezzi. E ancora una volta, questa mattina, nel commentare l'evoluzione della decisione del Consiglio regionale, a mio avviso anche legata al fatto che l'ufficio di presidenza era andato in minoranza per la presenza di tanti oppositori che si erano coalizzati, abbiamo commentato e io ho immediatamente approfittato dell'occasione della presenza del ministro Salvini a Matera per chiedergli un immediato incontro per aprire un tavolo di lavoro operativo ed operoso affinché prima del 9 maggio, giornata per la memoria delle vittime del terrorismo, ci sia un piano operativo concreto che, partendo dai 14 latitanti che si trovano in Francia, i quali ormai hanno avuto un preavviso di sfratto e quindi sarebbe il caso di accelerare i tempi, ci sia una sorta di regolamentazione attraverso le prefetture, attraverso una norma che si potrà scrivere insieme con i nostri esperti, e metterci nelle condizioni di evitare di stare ad inseguire continuamente queste iniziative, perché io l'ho letta casualmente della presenza di Franceschini, e quindi al di là del fatto che alcuni ignoranti in materia mi hanno detto che si poteva trattare di Franceschini, l'ex ministro, a parte molti ignoranti che purtroppo ci gestiscono e ci amministrano, abbiamo l'esigenza di evitare che ciò accada. Ma secondo voi quante persone prima di me
avevano letto quel nome, avevano letto quella qualifica e sono stati in silenzio. Non abbiamo bisogno di complici di questo tipo, abbiamo bisogno di complici per cercare la verità storica.